Le interviste di Leggo Cassino. Nel senso, mi spiego, c'è solo questo problema o c'è un problema politico tra Demos, l'assessore Maccaro e l'amministrazione di Enzo Saleri in questo momento? Ma no, noi siamo assolutamente orgogliosi di far parte di questa amministrazione, che è fatta di persone che evidentemente tutte quante sono impegnate a lavorare e vogliono lasciare un segno dopo questa esperienza amministrativa. Primo fra tutti il sindaco, che come sai è uno che lavora, secondo me, almeno 14 ore al giorno ed è una persona di una onestà unica. Ciò non toglie che su certe cose abbiamo delle visioni differenti. Io ho detto al sindaco una cosa: mi hai dato la delega al sociale? Lascia che la gestisca dall'A alla Z, perché penso di saperlo fare. Poi farò degli errori e pagherò i miei errori, ma fino a quel punto voglio avere mani libere. Su questo, secondo me, c'è anche una questione di correttezza tra alleati. È chiaro che stiamo insieme, ma anche tra moglie e marito ci sono opinioni diverse, quindi che vengano fuori le opinioni diverse non c'è nessun problema. Siamo una squadra, lavoriamo insieme, ognuno con le proprie specificità, con la propria identità, ma dobbiamo portare a casa un'esperienza amministrativa che cancelli quel passato di immobilismo recente che ci ricordiamo bene tutti quanti. Le interviste di Leggo Cassino.